Buongiorno web amici, di nuovo un altro pacco, siete stufi, però la devo aprire per farvi vedere cosa c'è all'interno per andare a montare. Siccome io parto proprio dall'inizio, fra poco vi farò vedere l'ordine quando schiaccio quello che arriverà. No, dai, va bene così che è già tanto. Allora, apriamo questo pacco che è il più piccolo, perché poi quello grande lo aprirò per ultimo. Quindi vediamo. Che cavolo c'è qua dentro? Ok, quello lì non c'è neanche soddisfazione buttata. Wow, praticamente wow, che è scritto, vedete qua, wow, online world della Wurt. Wurt è quello che comunque fa tipo tasselli per dirvi. Apriamo, vediamo che cos'è, quindi una marca insomma abbastanza conosciuta. Allora, abbiamo qua questo. Ah, ok, questo qua è. Poi ve lo spiegherò, farò un altro video di questo, praticamente è un omaggio che mi hanno messo e faremo un video di questo perché è interessante, si può fare diverse cose con questa cosa qua, soprattutto con il nostro telefonino, tanto ormai abbiamo tutti lo smartphone ed è simpatica la cosa, poi ve lo farò vedere. Comunque, tolto questo abbiamo un altro praticamente programmino che diagnostica la nostra auto, fatto in questo modo qua, probabilmente un pelino forse più professionale. Anche questo ha il cavo per collegarlo al computer, e questo qua, diverso dall'altro che si collega e ha display, questo ha bisogno di un computer, ovviamente portatile perché non possiamo portarci il fisso, quindi colleghiamo il nostro cavo che ha un attacco come la stampante, vedete, che va inserito in questo caso qui. Dopodiché sicuramente ci sarà da installare, infatti ci sono i due driver, scusate, i due CD con i driver, il programma da installare per poterlo configurare sul nostro computer, e abbiamo anche le istruzioni, cosa strana ma vera, fortunatamente sono in italiano. Anche di questo vi metterò la descrizione di che cos'è, quindi sono compatibili tutti i sistemi, vedo da Vista, da XP addirittura, Vista eccetera eccetera, fino a Windows 10, che è quello che abbiamo qui al giorno d'oggi, ok? Quindi questo qua, poi vediamo come installare tutto quanto, il procedimento dei driver, del funzionamento del programma, su un portatile ovviamente che ho, e poi da lì andremo sull'auto e vedremo, a differenza magari dell'altro che costa meno, se effettivamente può fare qualcosa in più o no. Quindi adesso andiamo sul computer come abbiamo fatto con l'altro e vediamo l'installazione di come si fa, così almeno se uno lo acquista non diventa pazzo e può vedere in base a come ho fatto, ok? Quindi andiamo sul computer e poi procediamo sull'altro. Ragazzi, mi sono dimenticato, prima di andare sull'auto, cosa importante, quindi neanche tanto, scusate, ma per prassi, con tutto che devo fare. Ci vediamo sul computer, a fra poco. Ciao! Allora ragazzi, vediamo come funziona questo diagnosi, diciamo questo sistema di diagnosi che rispetto all'altro che avete visto in precedenza è più professionale, ok? Non vi sto a elencare per i driver e tutto il resto, perché tanto quando lo acquisterete, se lo acquisterete, ci sarà un manuale che vi indicherà passo a passo come fare, quindi è abbastanza semplice. Avremo due programmi a disposizione sul computer, uno si chiamerà Delphi, che lo vedete qui, che l'ho già aperto, e uno WoW della Wurt. Quindi colleghiamo il nostro cavo, adesso vi faccio vedere l'OBD2 sotto in questo caso al, come vedete, eccolo qua collegato, io ce l'ho sotto il piantone sterzo. Accendiamo l'auto e vi faccio vedere questa macchina qui, che è un Mercedes, come potete vedere possiamo selezionare la marca, qua l'ho già selezionata. Un Mercedes SLK R171 del 2004, e vedete che ci sono varie funzioni, vedete cosa fare. Allora io in questo caso qua, siccome ho un problema dell'airbag, questo qua l'altro passeggero che mi segnala sempre la spia, cosa bisogna fare? Allora vi spiego. Se noi andiamo a vedere sotto il sedile, ci sono degli spinotti che adesso vi farò vedere come è composto. Ovviamente ogni macchina è fatta a modo suo, ok? Allora, vi faccio vedere. Ecco qua, vedete lo spinotto in questione è questo, in questo caso quest'auto è questo
questo qua, di questo colore qua giallo, dove questi fili, adesso lo smonto, non fanno bene contatto, così quando si prende un buco non fanno bene contatto e quindi segnala la spia airbag, e poi purtroppo è una spia che rimane nella centralina e non si resetta neanche se il filo poi va a posto. Quindi ci va in questo caso questa sistema di diagnosi che ho preso che lo azzera. Vediamo come fare. Ci sono due metodi, ragazzi. Uno, togliendo lo spinotto, possiamo mettere dello spray dei contatti e riprovare a metterlo e vediamo se poi dopo qualche giorno è a posto oppure segnala di nuovo l'errore. Oppure un altro metodo un po' più sicuro è quello di tagliare, come vedete, i fili, quindi intercettare i fili dell'airbag. Non è semplice, però comunque non ce ne sono molti, volendo uno se ha pazienza li salda tutti, li può saldare con lo stagno oppure, come vedete, metterli col morsetto, che alla fine è la stessa cosa, in modo che non fa più quel lavoro lì. Una volta rimesso lo spinotto, ok, quindi selezionato l'auto, il modello, l'anno, andiamo sulla voce airbag, dopodiché clicchiamo, come vedete qua, una volta, ovviamente, motore acceso, connesso, poi lo vedete alla luce blu, quindi vuol dire che è connesso, clicchiamo sulla diagnosi, dirà appunto di vi dirà appunto di accendere eccetera eccetera, quello che vi dicevo io, clicchiamo sull'ok, aspettiamo un attimo, ok, vedete, andiamo nella sezione qua in alto, clicchiamo sopra e dirà, eccolo qua, l'errore che è successo, quindi i vari errori, perché togliendo lo spinotto ovviamente ha riconosciuto più errori. Quindi andiamo nella voce qua sotto, clicchiamo, mettiamo i codici qua si stanno cancellati, mettiamo di sì, eccolo qua, vedete? Codice guasto azzerato. Dopodiché andiamo in auto nel display. Come vedete, dalla spia SRS attiva, ok? Quindi spegniamo l'auto. Vedete che dà un guasto, togliamo la chiave. Chiudiamo la porta. Riapriamo la porta. Mettiamo la chiave, accendiamo l'auto e l'errore finalmente, vedete, è scomparso. Va bene, al prossimo tutorial da Grandario. Ciao ciao.